24! E lei, la splendida Alice Rachele Harlanch, la nuova Miss Italia Trentino Alto Adige 2017. Ieri sera in Piazza Duomo a Bressanone, davanti ad oltre 2000 persone, si è tenuta la finalissima regionale del concorso di bellezza. In palio l'ambita fascia e la corona di Miss Trentino Alto Adige. In passerella si sono date battaglia a 26 ragazze provenienti da tutta la regione per inseguire il sogno di arrivare alle prefinali di Jesolo. Difficile il compito della giuria, alla fine però a vincere la 21enne Alice, studentessa di giurisprudenza, che con la vittoria si è anche aggiudicata un contratto di lavoro con la Soleo Show di Sonia Leonardi, esclusivista del concorso di bellezza per il Trentino Alto Adige. Innanzitutto sono super felice perché, nonostante comunque alcune ragazze mi avevano detto vinci tu, finché non pronunciano il tuo nome non sai come andrà veramente a finire, quindi io sono orgogliosissima di avere questo titolo e di aver vinto questa sera. È un'emozione fortissima, devo ancora realizzare un po' quello che è successo, quindi per il momento sono, diciamo, felice ma ancora un po' scossa. Seconda classificata Chiara Cainelli, 18enne studentessa di Trento. Terza classificata Greta Filizzola, 24enne barista di Rovereto. Ad ottenere il pass per le prefinali di Jesolo anche la 19enne bolzanina Lisa Dalbrun. La nuova Miss regionale infatti ha ceduto la fascia di Miss tricologica Trentino Alto Adige alla bolzanina. È un'emozione unica, non me l'aspettavo proprio e è bellissimo. Poi è appunto l'ultima occasione, ci ho provato anche l'anno scorso e quest'anno è andata bene, sono felicissima. A rendere ancora più frizzante e ritmata la serata, Alberto Cagliazza, l'esilarante rumorista televisivo. Arriva il cantante giapponese. Una serata riuscita grazie agli sponsor e al super lavoro di Sonia Leonardi. Quest'anno abbiamo realizzato oltre 26 serate, quindi davvero tante serate in tutto il Trentino Alto Adige, moltissime in Alto Adige, e in ogni serata la media era oltre le 1000 persone. Questa sera erano 2000 persone presenti, mi hanno detto, pertanto insomma sempre un grandissimo successo, a riconferma che Miss Italia è comunque il concorso numero uno in Italia.